Ed ecco qua l'ultimo pacchetto dal Giappone. Unboxing fulminante! Ecco, vediamo cosa c'è dentro. Tutta roba impacchettata col bubble wrapping, il solito bubble wrapping del cacchio. Wow! ファミリーコンピュータの楽しいカセット情報シングルスダブルスの本格テニスをコンピュータと技比べ5段階のランクが楽しめますピンボール迫力のフリッパースロットマシンのスリルポーカーゲームの興奮ビンゴの面白さの全てを結集したピンボールの決定版さらにゴルフ光線銃など面白カセットどんどん登場Eccoci qui, nuovo Fazzales Unboxing Special. Oggi Fazzales, Mario Giuseppe Neri su Facebook, unboxa per festeggiare i 40 anni del Nintendo Famicom, il NES giapponese, per voi, il suo ultimo acquisto retro. Uno splendido Game Boy Micro Famicom 20th Anniversary Edition, con due giochi. Yes, l'ultima variante, datata 2005, del classico Game Boy Advance, o GBA, fate hobbies, console portatile a 32 bit sviluppata, prodotta e commercializzata da Nintendo come successore del Game Boy Color. Il Game Boy Advance è stato rilasciato in Giappone il 21 marzo 2001, in Nord America l'11 giugno 2001, nelle regioni PAL il 22 giugno 2001 e la Cina continentale come EQ Game Boy Advance l'8 giugno 2004. Il GBA fa parte della sesta generazione di console per videogiochi. Il modello originale è stato seguito nel 2003 dal Game Boy Advance SP, un modello ridisegnato con schermo illuminato frontalmente e forma a conchiglia. Una versione più recente dell'SP, con uno schermo retroilluminato, linea AGS100, è stata rilasciata nel 2005, proprio lo stesso anno di rilascio del Game Boy Micro. Nel giugno 2010 sono state vendute in tutto il mondo 81,51 milioni di unità della serie Game Boy Advance. Il suo successore, il Nintendo DS, è stato rilasciato nel novembre 2004 ed è retrocompatibile con il software Game Boy Advance. Il Game Boy Advance è nato dalle ceneri del progetto Atlantis del 1996, mostrato poi allo Space World del 1999. Esso presenta una CPU cloccata a 16,8 MHz, 32 bit ARM7 TDMI, con memoria incorporata. Una CPU di 8,388 o 4,194 MHz Sharp LR35902 Z80 e 8080 derivata, basicamente, viene usata per la retrocompatibilità per i giochi Game Boy e Game Boy Color. La memoria complessiva del sistema consta di 32 KB più 96 KB di VRAM interna alla CPU e di RAM da 256 KB esterna alla CPU. Per una risoluzione di 240x160 pixel, fino a 128 sprites per frame e dai 16 ai 256 colori per sprite. Il software Game Boy Advance può utilizzare chip audio doppio DAC a 8 bit per audio stereo chiamato Direct Sound, facilitato dal AMP IR3RS60N, oltre a tutti i canali precedenti del Game Boy, per riprodurre flussi di dati di onde o per emettere più campioni di onde elaborate o mixati nel software dalla CPU. Tutte queste cose utili soprattutto nell'emulazione audio dei giochi Game Boy e Game Boy Color, mentre una porta di collegamento sulla parte superiore dell'unità consente di collegarla ad altri dispositivi utilizzando un cavo Game Link o un cavo GameCube Link. Ogni console portatile Nintendo successiva al rilascio del Game Boy Advance SP ha incluso un'illuminazione incorporata e una batteria ricaricabile al litio, al posto della solita batteria AA che era richiesta dal primissimo modello del GBA, due batterie AA erano richieste. Il GB Micro ebbe poco successo a causa della feroce competizione del nuovo Nintendo DS, purtroppo. E alla fine non era nemmeno retrocompatibile con i titoli della linea Game Boy e Game Boy Color, ma il suo minuscolo form factor, i faceplate intercambiabili e l'ottimo schermo retroilluminato lo rendono un piccolo gioiellino a mio avviso. Ed ora apriamo sta splendida box celebrativa dei 20 anni del mitico Nintendo Famicom. Dagli! Mm-hmm.
she can't tempt me. The windows of the stores and I walk by tempt me. Inizio ovviamente unboxandovi prima il Game Boy Micro 20th Anniversary Famicom Edition, ovviamente. Però vi faccio vedere questa splendida postcard, non so, letterina del venditore. Thank you for purchase. Si chiama Lucky Anzu Japan. Venditore assolutamente serissimo. Per il momento non ho nemmeno pagato la dogana, lo ringrazio. Lucky Anzu Japan, venditore serissimo su eBay. Assolutamente, grazie il fantasmino di Pacquet. Ecco qua la scatola, l'avete vista già prima, splendida, praticamente questo Game Boy Micro è creato praticamente con un faceplate che ricorda il pad del Nintendo Famicom, il NES giapponese che abbiamo spesso trattato su questo canale, abbiamo fatto anche uno spot, link in alto a destra. Qua abbiamo praticamente il simbolo 20, Happy Mario per i 20 anni di Super Mario Bros. Che è uscito nel 1985 e il Game Boy Micro è uscito nel 2005, quindi 20 anni di Super Mario Bros. E anche i 20 anni del Famicom che era uscito un paio di anni prima, nel 1983. Cioè, si sono trovati e hanno festeggiato sia Super Mario Bros. Che il Famicom. Game Boy Micro, tanto comunque tutti lo sappiamo che Super Mario Bros. È soprattutto conosciuto sul NES / Famicom, ovviamente. E là ci abbiamo giocato un po' tutti. Bellissima mini console, tasto select, tasto start, BA. Sembra veramente il pad del Famicom, è stupenda questa box, magnifica. Molto semplice e minimalista, però di sicuro effetto. I bordi ovviamente sono amaranto, il colore del Famicom. Rosso, amaranto, non lo so. Game Boy Micro. Famicom Version. Famicom Edition, per festeggiare i 20 anni di Super Mario Bros. E del Famicom. I contenuti in giapponese non si capisce la mazza, ovviamente, vabbè. Non ce ne frega, tutto in giapponese. Altra box, Game Boy Micro, molto semplicistica. Ok, apriamola. Allora, tiriamo fuori lo sleeve con i contenuti. Ecco qua il manuale, dopo diamo una breve occhiata. Allora, la lineup del Game Boy Advance. Con i titoli, vediamo dopo un mini catalogo, penso. La solita red card per il Nintendo Club nipponico, qualche codice che non posso usare più per riscattare non so che cosa. Ecco il Game Boy Micro, magnifico, piccolissimo, mamma mia, proprio minuscolo. Questo è da giocare solo per chi ha le mani piccole come le mie. Se avete le mani grandi, questo qua non è molto comodo da giocare. Bellissimo lo sleeve, una scena classica di Super Mario Bros. Mario che tenta di evitare una palla di fuoco lanciata dal perfido Bowser. Magnifico sfondo 8-bit. Allora togliamo questo sleeve, togliamo anche questo pezzo di cartoncino bianco e guardate che c'è sotto, c'è del velcro nero, magnifico, stupefacente, bella borsetta, non ve so di. E c'è l'alimentatore, l'AC adapter, ovviamente lo collegherò a parete tramite uno step down converter, è bellissimo. Thank you for selecting the Famicom version. Mario con la bruttissima principessa Peach del primo Super Mario Bros. Ah, sicuramente è fatta meglio in Super Mario Bros. Wonder, di prossima uscita per Nintendo Switch, prenderò sicuramente. Comunque magnifico questo artwork, stupefacente, stupendo, bellissimo comunque, questo Game Boy Micro 20th Anniversary Famicom Edition. Magnifico veramente questo sleeve, figherrimo, figherrimo. Ok, vediamo un po' la manualistica e poi vediamo il Game Boy Micro. Allora, sguardo veloce al manuale. In giapponese ovviamente. Game Boy Micro, che ricordo l'ultima variante del mitico Game Boy Advance, mitico Mario, fighissimo. Belli i vari faceplate intercambiabili, io non cambierò mai quello Famicom Stand perché è troppo bello, l'ho comprato apposta per quello, sono un grande fan del Famicom, console che ha la mia età, la versione giapponese del NES. Il NES è stata anche la prima console che abbia mai giocato, diciamo, cioè da Super Mario Bros. Il mio primo gioco di sempre, anche se ci ho giocato per pochi minuti, in una casa abbandonata a fianco alla mia vecchia casa di secoli fa. Allora, ok, adattatore di corrente. Vari avvertimenti, cose che non dobbiamo fare assolutamente per non scassare il Game Boy Advance. Non fatelo cadere a terra, Game Boy Micro, più che altro. Game Boy Advance pure ce l'ho, mia madre me lo regalò per i 18 anni. L'ho ancora conservato, ma purtroppo non si accende più, porco Giuda. Ce l'ho solo per bellezza, per collezionismo, ma non funziona più, cacchio. Giochi Game Boy Advance me li giocavo sul mio Game Boy SP. NES Edition, magnifico. Ho fatto vedere anche
nel mio Game Room Tour, link in alto a destra, ho fatto vedere gran parte della mia collezione in questo mitico Game Room Tour. Vabbè, immagino sempre le stesse. Qua potete già solo i giochi Game Boy Advance, con questo coso purtroppo. Niente giochi Game Boy e Game Boy Color. C'è anche un'edizione speciale di questo Game Boy Micro, è dedicata a Final Fantasy 4. Io inizialmente volevo comprare quella, ma è troppo costosa, eh. Troppo. Questo però è magnifico, c'ha dei faceplate stupendi. E il gioco incluso all'interno, che è Final Fantasy 4 in versione giapponese. Io già ce l'ho per Windows Phone comunque, Final Fantasy 4, sempre in giapponese. Sono un collezionista principalmente di giochi giapponesi. Con l'adattatore di corrente, l'AC adapter. Devo usare uno step down converter per caricare sto cazzivoccio. Qua ho vari avvertimenti, vabbè. Non ci interessa alla fine niente di particolarmente difficile da fare. Ok. Qua vari accessori, non vedo di face plate, roba varia. La X dovrebbe significare, secondo me, gli accessori si possono usare su quelli col cerchio, invece non so se usare quelli con la X. Quasi praticamente gli accessori con i quali è compatibile sto cacchio di Game Boy Micro, eh. La Nintendo veramente c'ha tutto il caso, solo Game Boy Micro ha degli accessori specifici, se non erro, che non vanno bene per il Game Boy Advance. Porco Giuda, vabbè. Io l'ho comprato principalmente per collezionismo, eh. Giocare con sto cazzivoccio ti distruggi le mani, anche se ho delle mani abbastanza piccole. È più comodo il Game Boy Advance SP che già possiedo, però bisogna dire che quello che ho nominato prima, il Game Boy SP, c'ha un'illuminazione, diciamo, frontale che fa cagare. È meglio questo dal punto di vista dell'illuminazione, sto Game Boy Micro, perché c'è una retroilluminazione, quindi un'illuminazione migliore, diciamo. Fatta meglio. Poi, come ho già detto prima, uscì un modello di Game Boy SP che aveva una retroilluminazione, il modello AGS100, costa abbastanza, e poi lo devo recuperare, il miglior Game Boy SP, che vi ricordo è una variante del Game Boy Advance, il Game Boy SP. Ok, vari avvertimenti, varie cosucce, cosacce. Ok, vediamo un po' questo catalogo. Qua il software dell'epoca. Ovviamente i giochi della linea Famicom Mini, c'è Super Mario Bros. Non poteva mancare. Per festeggiare i 20 anni di Super Mario Bros. Doveva per forza uscire questo gioco, ovviamente. Dovevano farlo uscire assolutamente. Dottor Mario, magnifico, c'è la versione Famicom. Mi piace molto sto puzzle qui. Ah, qua giochi Mario Tennis per Game Boy Advance. Non sono giochi della linea Famicom Mini, assolutamente. I ragazzi giapponesi giocano a calcio, non vedo di Game Boy Micro, il colore classico silver, argentato. Stavo pensando anche di comprare questo invece della Famicom Edition, però poi ho virato verso il Famicom Edition perché sono molto affezionato al Famicom. Il Nintendo Famicom è stata una delle prime console che ho comprato quando ho iniziato questa passione del retro gaming. Ok, vediamo il Game Boy Micro. Ed eccolo qua, il bellissimo Game Boy Micro. Per il 20° anniversario di Super Mario Bros. Famicom, stupendo. La sensazione tattile è fantastica, bello metalloso, freddo, tira veramente a un pad del Nintendo Famicom. Guardate, c'è il numero romano 1, il primo pad, la croce direzionale del Famicom. Stupendi pulsanti BA, marchiati proprio come su Nintendo Famicom. Queste tre lucine, stupendi pulsanti Select e Start, questi qua sotto. Devo essere sincero, in realtà non è poi così scomodo, vabbè, ho delle mani piccole, per me non è scomodissimo. Qua sotto ci mettete la cartuccia, il solito jack per le cuffie. Qua praticamente la presa per l'AC adapter. I pulsanti LR, argentati, colore amaranto, rossastro, fighissimo, ricordo veramente il Nintendo Famicom. Game Boy Micro, Happy Mario 20th Anniversary, per il 20° anniversario di Super Mario Bros. Magnifico, non ho altro da dire, c'è uno slider qui praticamente per l'audio. Pulsante di accensione. Ah, l'ho acceso. Solita levetta. Laterale. Niente da aggiungere, veramente figo, stupendo, un oggetto da collezione, magnifico. Non penso ci giocherò tantissimo perché il Game Boy SP è più comodo, però questo pure è bello, assolutamente. Ok, ora vi faccio un unboxing dei singoli giochi. Family computer ni yume no daibouken game Super Mario Brothers Himitsu no chikara de ookiku henshin Chijou ni chika ni umi ni sora ni Tsugitsugi ni tenkai suru fushigi na sekai Super Mario Brothers.
Ok, unboxiamo i singoli giochi e partiamo ovviamente dal primo Super Mario Bros. Magnifico, un gioco a cui sono molto legato, il primo videogioco che abbia mai giocato in vita mia sul Nintendo Entertainment System quando ero piccolissimo. Questo titolo per Game Boy Advance fa parte della linea Famicom Mini, una linea magnifica di titoli Famicom portati su Game Boy Advance, che è praticamente la linea corrispettiva della nostra linea NES Classics. Vedete in alto a destra la foto. Vari classici NES portati su Game Boy Advance in modo abbastanza decente. Esiste anche un raccoglitore per tutti i titoli della serie Famicom Mini che con i titoli inclusi costa una bella cifra. Non fa per me troppo costoso, mi accontento di avere i singoli titoli. Allora, cos'altro dire? Super Mario Bros. È un gioco leggendario, uno dei primi platform a scorrimento 2D della storia. Era una sorta di spin-off inizialmente di Mario Bros. The Arcade Game, e questo gioco ha lanciato nell'Olimpo dei game designer il mitico Shigeru Miyamoto e il suo caro amico Koji Kondo, il grande compositore che ha composto delle colonne sonore mitologiche, un titolo davvero storico che è stato portato su 13 miliardi di sistemi, lo conoscete tutti, e questa versione Game Boy Advance è una versione celebrativa veramente fighissima. Vediamola un pochino nel dettaglio, la scatola. Beh, che altro dire? Colori amaranto rossastri tipici del Nintendo Famicom, il logo Game Boy Advance, il logo Famicom Mini, la linea classic Famicom per Game Boy Advance. Allora, Origin of Our TV Games, i nostri giochi originali per TV, così venivano chiamati in Giappone, giochi per la TV, TV Games. Qua vedete la cartuccia, la box magnifica, ricalca ovviamente la box del gioco originale per Nintendo Famicom che abbiamo recensito su questo canale con Michele Duraccio, link in alto a destra. Molto meglio della box occidentale di Super Mario Bros. Assai superiore. Ce l'ho. Vediamo i lati della box. Magnifico. 01. Questa è la prima release della linea Famicom Mini. Ovviamente Super Mario Bros. È il gioco più famoso di sempre su Nintendo Famicom barra NES. Ci avete giocato tutti, ovviamente. Chi è che non lo conosce? Famicom Mini, il Game Boy Advance, il primo modello che è possedo bellamente. Scassato però. Alcuni screen del gioco che conoscete tutti, cacchio, non potete non conoscerlo. Le varie compatibilità con gli accessori. Si può giocare in multiplayer, va bene, multiplayer alternato. Ok, apriamo sta splendida box. Ecco la box, mini pendino di plastica, se lo volete appendere. Apriamola e vediamo i suoi splendidi contenuti. Box di plastica trasparente dura. Ecco qua. Abbiamo una piccola scatolina magnifica, ricorda appunto la scatolina di Super Mario Bros. Nintendo Famicom che abbiamo recensito su questo canale. Magnifica riproduzione di quella box, stupenda, eh. Esistono anche dei giocattoli a forma di box di Super Mario Bros. Per Nintendo Famicom. Là non c'è nessun software all'interno, però è solo un giocattolo. Ok, qua non c'è nient'altro da vedere. Apriamo un po' sta cacchio di box. Ecco qua la cartuccina rossa di Super Mario Bros. Gioco assolutamente magnifico, uno dei platform game più famosi di sempre. Cartuccia rossa, amaranto diciamo, è bianca, rossa è in colori del Famicom basicamente, fighissima sta cartuccia assolutamente. Non vedo l'ora di giocare a Super Mario Bros. Per la 50ª volta, eh. Allora, poi vediamo qua che c'è, cartoncino duro. AGR, vabbè, la sigla del gioco penso. Sono da red card. Questo deve essere, penso, il manuale. Un foglietto pieghevole, si sono sprecati praticamente. Mamma mia, molto scarno. Le illustrazioni sono le stesse del manuale giapponese che vi ho fatto vedere su questo canale quando ho recensito il gioco in versione giapponese. Assolutamente magnifico questo foglietto pieghevole. Alcune immagini, diciamo, del Game Boy Advance collegato al GameCube. Veramente figo questo foglietto pieghevole. Ricorda molto l'originale manuale Nintendo Famicom dell'85, ovviamente con le dovute differenze, quello era un manuale vero e proprio, questo è un cacchio di foglietto pieghevole, stampato su più lati. Veramente abbastanza figo, dai, si sono sprecati vari items, vari power-up, vari nemici, tutte cose. Vabbè, magnifico. Che altro dire, passiamo al prossimo gioco. Super Mario Bros. 2 はさすがディスクで面白い。Il secondo gioco non poteva non essere Super Mario Bros. 2, però questo bisogna assolutamente distinguerlo da Super Mario Bros. 2 che è arrivato da noi in Europa e in America, che
che abbiamo recensito su questo canale, link in alto a destra, come Super Mario USA. Il nostro Super Mario Bros. 2 basicamente era un hack di un gioco giapponese dell'87 per Famicom Disk System chiamato Doki Doki Panic, quindi una versione modificata di quel gioco, Doki Doki Panic, quindi invece il vero Super Mario Bros. 2 è uscito solamente in Giappone per Famicom Disk System, cioè prendendo il lettore floppy disk per Famicom, un accessorio del Famicom, è basicamente una sorta di versione modificata di Super Mario Bros. Diciamo, la grafica era quasi al 90% identica, cambiava il level design, l'inclusione di qualche nuovo bonus, più altro qualche malus, tipo il fungo assassino che ci ammazzava se eravamo piccoli oppure ci rimpicciativa se eravamo grandi. E c'erano poche differenze rispetto al primo Super Mario Bros. E questo Super Mario Bros. 2 giapponese basicamente non venne ritenuto, diciamo, importabile da parte della Nintendo of America, che decise appunto di hackerare Doki Doki Panic, perché questo gioco era troppo simile al primo Super Mario Bros. Ed era troppo arduo. Infatti questo Super Mario Bros. 2 è probabilmente uno dei giochi della serie Super Mario Bros. Più arduo di sempre, uscito l'86 per Famicom Disk System. E questo port Game Boy Advance della linea Famicom Mini è veramente figo. Come vedete, la box basicamente riproduce la box del floppy disk per Nintendo Famicom Disk System. Super Mario Bros. 2 sembra più una sorta di espansione di Super Mario Bros. Che un vero e proprio sequel. Vabbè, Luca, abbiamo visto prima Original War 2 Games. Mario che fa 2! La coccarda. Discoon, questo coso giallo, mascotte gialla, Disk Coon, Disk System. Vediamo i lati della box. Questa è la seconda release di questa linea, o la release 21, la release 21, perché sono usciti i primi giochi su cartuccia e poi su Disk System, se non erro, di release numero 21. Super Mario Bros. 2, Retro Box, Game Boy Advance, solite immagini del gioco. Come potete vedere, il gioco era molto, ma molto simile al primo Super Mario Bros. Dal punto di vista grafico cambiava ben poco. Gli americani non vollero importarlo in occidente perché era troppo simile a Super Mario Bros. Ed era anche molto, ma molto più difficile. Gioco arduo, arduo. Kaizo Game, come dicono i giapponesi, gioco tosto. Questo gioco poi è stato riproposto in Super Mario All Stars per Super Nintendo, una sorta di collection di remaster di Super Mario Bros. 1, 2 e 3, come Super Mario The Lost Levels. Quindi se proprio lo volete giocare, lo potete giocare in Super Mario All Stars come Super Mario Bros. The Lost Levels. Sono gli stessi livelli di Super Mario Bros. 2 giapponesi, però adattati con una grafica 16-bit. Ok, apriamo sta box. Ok, la splendida box che avete visto prima con l'appendino, ovviamente. Magnifica, apriamola. Assaggiamone i contenuti, gli splendidi contenuti. Allora, magnifica mini box che è praticamente identica a una box tipica di un gioco Famicom Disk System. C'è scritto Disk System, oh, fighissimo. Mai posseduto il Famicom Disk System, praticamente le cinture gialle, un pezzo di questo Famicom Disk System, si consumano molto facilmente, sono facilmente rompibili, si rompono da sole, quindi ho preferito non comprarlo assolutamente. Se si rompe non lo so aggiustare. Esiste anche Twin Famicom di Sharp, sarebbe una combo Famicom più Disk System, molto carino. Quello magari per collezionismo lo potrei prendere prima o poi. Ok, apriamo sta magnifica box, vediamo i suoi splendidi contenuti. Una cartuccia gialla, abbastanza grezza praticamente, la cartuccia è interamente gialla come i floppy disk del Famicom Disk System, con la scritta Super Mario Bros. 2 in giapponese. Qua abbiamo Disk Coon, mascotte del Famicom Disk System. Ovviamente penso non ci saranno i tempi di caricamento tipici del Famicom Disk System, e voglio sperare. Ok, il solito cartoncino che abbiamo visto prima con la sigla del gioco, la solita red card del cazzo che non spedirò mai ovviamente per questa box. Comunque vediamo un po' le istruzioni, il solito foglietto pieghevole, sclauso e economico. Super Mario Bros. 2, questo è un linkable, non vedo di una schermata del gioco a colori. All'epoca questo sequel venne molto apprezzato in Giappone, però gli occidentali non l'hanno ritenuto degno di essere importato in America ed Europa. Dannati Yankee, porco Giuda. Altre immagini del gioco, artwork molto carini dell'epoca, presi sicuramente dal manuale Famicom Disk System del gioco. Penso avesse un manuale, i vari nemici, Koopa Koomba, e qua c'è il fungo malefico, porco Giuda, non prendete il fungo malefico, non mi fa diventare grande, anzi, mi rimpicciolisce.
una delle cose che rende questo gioco veramente infame. Vari nemici. Che altro dire? Gioco classico, se avete giocato Super Mario Bros. Allo sfinimento sarete in grado di giocare anche questo, però questo è nettamente più difficile. Gioco assolutamente infame. L'ho giocato un paio di volte su emulatore, è un gioco tostissimo. Ok, e finisce qui questo unboxing, vi faccio un breve hands-on barra gameplay dei due giochi su Game Boy Micro. Faccio il primo stage di Super Mario Bros. 1 e 2 e let's go! Allora, inseriamo la cartuccia di Super Mario Bros. 1 in basso. Testiamola bene, incassiamola bene. Accendiamolo. Ah, mi dico. Lo splash screen del Game Boy Advance. Ok, ovviamente il title screen di Super Mario Bros. Lo conoscete tutti. Giochiamo single player, ovviamente. Non ho mio fratello per giocarci in multiplayer. Vabbè, multiplayer per modo di dire. Cioè, multiplayer qua praticamente era un'alternanza tra Mario e Luigi. Una cosa abbastanza noiosa. I controlli sono abbastanza precisi. È il classico Super Mario Bros. Noto che Mario pattina un pochino, però non so se dipende da questo porting, o magari dai controlli non precisissimi. La musica è ben riprodotta, vabbè, ci mancherebbe. Ne era capace addirittura il Game Boy Color, che ebbe proprio un porting di Super Mario Bros. Chiamato Super Mario Bros. Deluxe. Figuriamoci se non era capace il Game Boy Advance. Devo dire, lo schermo retroilluminato veramente magnifico, è ben superiore a quello del Game Boy SP che possiedo, per ovvie ragioni. Proprio poi mi devo fare il Game Boy SP a GS100. Lo schermo frontalmente illuminato del Game Boy SP è abbastanza loff a mio avviso. Le musiche di Koji Kondo, magnifiche. Una magnifica sensazione di giocare questo titolo, anche se devo dire la verità, la più grande emozione l'ho avuta rigiocandolo 5-6 anni fa sul mio NES Nintendo Entertainment System, perché ho rivissuto la stessa esperienza di 35 anni fa, più o meno 35-36 anni fa. Yeah, salta! Ok, terminato il primo stage di Super Mario Bros. 1, stage facilissimo. Da noi Super Mario Bros. 2. Ok, passiamo a Super Mario Bros. 2. Ok, inseriamo la cartuccia gialla di Super Mario Bros. 2. Dovrebbe scimmiottare un floppy disk del Famicom Disk System. Ecco, lo accendiamo. Magnifico, si illumina anche i pulsanti Start e Select. Fighissima sta cosa. Super Mario Bros. 2, uno dei giochi della serie più arduo di sempre. Start. Ok. Spero di poter completare questo primo stage senza crepare. Il primo acchitto sembra veramente identico a Super Mario Bros. 1, poi posso assicurare che è ben più arduo. Possiamo notare alcuni assets un pochino differenti, porco aggiunta per esempio i pavimenti sono differenti rispetto a quelli di Super Mario Bros. 1. Hanno una texture differente, diciamo, chiamiamola così. Sono vari dettagli sullo sfondo che è un assente in Super Mario Bros. Ma questo è molto più difficile. Il primo stage di Super Mario Bros. 1 è una passeggiata, questo non tanto. Ah. Cacchio, già abbiamo un cubo volante, no? Cacchio. Finalmente ho superato quella cacchio di tartaruga volante, quel cubo volante, porco giù. Il cubo alle tartarughe di Bowser, dell'esercito di Bowser, per chi non conoscesse il lore di Super Mario Bros. Il lore della saga di Super Mario. Lore molto complesse. Avete visto il film al cinema? Magnifico, eh? A me è piaciuto molto il film di Super Mario Bros. Film in computer grafica. Dato dalla casa di produzione dei film in computer grafica, dei mini corretti si chiamano. Ok, prendiamo la flag, no, la bandiera, vabbè, ha fatto schifo. Raga, Super Mario Bros. 2 non è proprio il mio forte. Come già detto prima, in realtà già ho giocato a questo gioco non solo su emulatore, ma anche in Super Mario Stars per Super Nintendo. Come Super Mario Bros. Lost Levels. Che solito livello sotterraneo. Ah, già c'è l'acqua, porco giù. Ah, bene. E la chiudiamo così, figura di merda.
Porco Giuda. Beh, finisce così questo Fazzares Unboxing Special. Spero vi sia piaciuto per festeggiare i 40 anni del Nintendo Famicom, console mia coetanea, magnifica. Il mitico NES giapponese, questo Game Boy Micro, mi è piaciuto tantissimo. Spero vi sia piaciuto anche a voi. Ovviamente l'ho pagato una fraccata di soldi, l'avrei dovuto comprare 20 anni fa, quasi 20 anni fa, uscito il 2005-2006 credo. Che altro aggiungere? Come al solito vi invito a iscrivervi al canale Fazzare se non l'avete già fatto, like e commento se vi va, date un'occhiata ai social network in descrizione, attivate la campanella delle notifiche e condividete questo video, mi farebbe molto molto piacere. Per il resto ci vediamo come al solito al prossimo video, stay tuned e buona belli. Ehi, ma chi? Oh cacchio, ma quello è Bowser, il re dei Koopa, si è teletrasportato nel mio appartamento. Ma cosa vorrà da me? Ma come lo devo sconfiggere? Come devo fare? Aspetta, mi sta venendo un flashback, un ricordo. Ok, è apparso. Allora, vediamo cosa fa. Michele si sta lanciando una fiammata, schivala. Ok, l'hai schivata. Ok, ora vediamo la sua prossima mossa. Sta saltando, mica corri, è la tua occasione. Bravo, salta sulla... Bravo, ok, sull'ascia. Gira, ti va, sta cadendo, mica. Sta cadendo, buono Bowser, cosa ne pensi? Oh, 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 oh. Sayonara, soste, mite, curete, arigato. Oh, 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 oh. As Nintendo begins to take on new forms, it's important that we can measure how addictive they truly are. The new Game Boy Micro. Extremely portable. Extremely stylish. ファミリーコンピュータの楽しさを広げるファミリーベーシック。キーを叩いてファミリーコンピュータと新しいコミュニケーション。内蔵されているいろいろなキャラクターでゲームが作れます。作ったゲームなどを残すときは専用のデータレコーダが最適です。そして音楽、計算、伝言版などにも使えるファミリーベーシック。